Lo spettacolo che inaugura l'anno scolastico delle scuole di Adasm Fisme in provincia di Bergamo è approdato anche a Clusone su iniziativa del Polo dell'Infanzia, Clara Maffei di Clusone. Appunto, avete quindi voluto iniziare l'anno in questo modo anche divertente per i bambini. Certo, iniziamo l'anno con un momento di grande gioia e spettacolo, tanto è vero che abbiamo in questa giornata ben 14 scuole dell'infanzia, non solo del nostro territorio, quindi nel nostro ambito, ma anche provenienti da lontano: Torre dei Roveri, Casazza, Cazzano Sant'Andrea, Bossico e altre. Abbiamo premuto molto perché questo spettacolo fosse Clusone sulla Adams Films, perché 2 anni fa, quando siamo scesi sotto il monte, eravamo l'unica scuola dell'Alta Valseriana. Grazie al professor Testori, che ci ha ascoltato, ecco, lo spettacolo è approdato qui. Quindi per noi è un momento importante di festa e di inizio dell'anno scolastico. Come è iniziato quest'anno per il Polo dell'Infanzia Clara Maffei? Nelle ovviamente difficoltà del calo purtroppo delle nascite, però noi non molliamo. La nostra scuola anche quest'anno è risultata attrattiva, tanto è vero che nei vari servizi, che sono il nido, la primavera, l'infanzia e il giochiamo naturalmente, abbiamo circa 200 bambini, e questo ci dà positività per andare avanti anche ovviamente nelle difficoltà di natura, di varia natura, non ultima ovviamente quella economica, perché calando le iscrizioni ovviamente i proventi delle entrate diminuiscono. Però su questo tutto il CDA è sul pezzo, teniamo duro, faremo dei risparmi di scala in maniera da non avere problemi. Tanto è vero che quest'anno abbiamo in ballo tanti progetti per quest'anno, che dopo vi illustrerà la nostra coordinatrice Milena Pezzoli, fra i quali spicca un bando che abbiamo vinto con Fondazione della Comunità Bergamasca per l'inclusione, di cui avremo la possibilità di parlarne più avanti, visto che lo stiamo ancora componendo. Però sicuramente i progetti che la nostra scuola ha in atto per quest'anno e per i nostri bimbi e anche per le nostre famiglie, non dimentichiamo una serie di incontri che faremo, che dedicheremo ai papà e alle mamme, ci danno coraggio e forza per continuare. L'anno scolastico parte quindi con uno spettacolo dedicato al tema della felicità, e su questo tema poi continuerete a lavorare per i prossimi mesi. Assolutamente sì, abbiamo una progettazione davvero ricca, seguiremo quindi il progetto educativo che Adasm ci ha indicato, quindi i nostri bambini quest'anno attraverseranno 3 fasi nelle 3 diverse unità didattiche. Nel primo periodo saremo alberi, quindi scopriremo le nostre radici, chi siamo, da dove arriviamo, quindi lavoreremo sulla preziosità che la diversità porta all'interno delle nostre realtà educative. Nel secondo periodo saremo alveari, quindi scopriremo la nostra comunità, andremo a conoscere il sindaco, andremo a conoscere la realtà che intorno a noi vive, e alla fine saremo impronte, quindi ragioneremo su che cosa noi possiamo lasciare all'interno della nostra comunità. Ovviamente all'interno di tutto questo progetto ci sono tutta una serie di laboratori, di specialisti che ruoteranno intorno ai nostri bambini, andando a supportare, ad arricchire quello che è il nostro progetto educativo. Le altre attività, come vi accennava prima il nostro presidente, che andranno a partire, sono anche dedicate alle famiglie. Bacchetta forchetta indovina la ricetta, un corso di cucina con il cuoco Mario, dove in realtà non tanto impareremo a cucinare, ma come ragionare sugli alimenti, come scegliere gli alimenti e come proporli al meglio ai nostri bambini. E poi ovviamente ci sarà anche qualche piccolo assaggio, per cui abbiamo la fila di genitori per partecipare. Inizierà anche il nostro caffè sospeso, quindi un cerchio per genitori, invece per andare a riflettere su alcuni temi educativi. Caffè sospeso quest'anno sarà gestito dalla dottoressa Sofia Dalzovo, una pedagogista molto conosciuta sul nostro territorio e che di genitorialità si occupa da un sacco di anni, e partirà anche il nostro In gioco con papà. Atterrata!
Questo appuntamento a Clusone è organizzato dall'ADASM FISM di Bergamo. Inizierei spiegando che cos'è questa realtà. Allora, l'ADASM FISM di Bergamo è l'associazione delle scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cristiana. Raccoglie e associa 216 scuole nella provincia di Bergamo e insieme alle scuole dell'infanzia ci sono 100 nidi aggregati alle scuole e più di 110 sezioni primavera. Quindi è un'associazione che ha il compito di sostenere le scuole nel loro vivere, sostenere le scuole rispetto agli aspetti giuridici, nelle relazioni con le amministrazioni comunali, nelle relazioni con gli enti, con gli uffici scolastici regionali e soprattutto ha il compito di aiutarli a fare sempre e a migliorare in continuazione la qualità. Quanti sono i bambini all'incirca? Siamo vicino ai 16.000 bambini e c'è stato un grandissimo calo demografico negli ultimi 10 anni. È un calo demografico che sta segnando molte zone della provincia. In alcune realtà le scuole fanno davvero fatica a continuare a esistere perché i numeri stanno scendendo in modo troppo velocemente, in modo significativo. Ecco, come state affrontando questo problema? Allora, cerchiamo di ragionare sul numero di servizi necessari all'interno di un territorio, di valorizzare i servizi nel territorio anche differenziando la presenza dei servizi stessi in comuni vicini per garantire a ogni comune la possibilità di avere un luogo di aggregazione non solo per i bambini ma anche per i genitori e al tempo stesso fare in modo di ottimizzare le risorse e il personale. L'abbiamo sentito dai numeri. Le scuole paritarie di ispirazione cattolica svolgono un ruolo fondamentale sul territorio bergamasco. Rispetto a questa situazione difficile di cui abbiamo parlato, c'è qualcosa che le istituzioni potrebbero fare in più per aiutarvi? Ora, le nostre scuole sono fondamentali, come lei ha detto, proprio per il servizio che fanno nel territorio, sono scuole che tra l'altro sono nate dai territori, questa specificità non la dobbiamo mai dimenticare, quindi sono l'espressione della cura che ogni comunità ha avuto e ha per l'educazione ai propri piccoli, proprio un servizio di cura. Ora, le nostre scuole sono costrette a far pagare una retta di frequenza alle famiglie che non hanno retta alta se togliamo la quota del pasto. Il problema è che senza questa retta le scuole non riuscirebbero a vivere. Ora, le scuole fanno parte dell'unico sistema integrato di istruzione e di educazione nazionale. Il sistema integrato di educazione e istruzione è formato da scuole statali e scuole paritarie. Ma la differenza per le famiglie risulta notevole perché mentre nelle scuole statali pagano solo il pasto, nelle nostre scuole sono chiamate anche a contribuire con un contributo chiamato retta di fatto, o retta mensile o retta annuale. Quello che stiamo chiedendo allo Stato è di mettere tutte le famiglie nelle stesse condizioni. E cioè di aumentare i contributi che ci stanno dando, che oggi si aggirano vicino ai 700 euro per bambino, una cifra che sta facendo risparmiare allo Stato miliardi rispetto al costo che ci sono per gli alunni che frequentano le scuole statali. Quindi questa è la richiesta che stiamo portando avanti, che in ogni finanziaria ci sia un'attenzione particolare per queste scuole, perché possano garantire il servizio, ma soprattutto perché le famiglie che le frequentano siano messe tutte nella stessa condizione rispetto anche a quelle delle statali. E c'è una bella tradizione di ADASM FISM di Bergamo, che è quella di iniziare l'anno con uno spettacolo per tutte le scuole. Ci vuole parlare di questa iniziativa? Allora, come ogni anno l'ADASM FISM propone a tutte le scuole un progetto pedagogico didattico, che è un progetto che mette in condizione gli insegnanti di riflettere, di costruire, di tradurre poi questo progetto nella realtà locali.
Il progetto viene presentato in diversi momenti, viene presentato agli insegnanti per l'attività didattica, poi viene presentato ai bambini attraverso uno spettacolo. Quest'anno il tema del progetto è la felicità e lo spettacolo che i bambini sono invitati a vedere riguarda proprio il tema della felicità. Affidiamo generalmente, da sempre ormai affidiamo la realizzazione dello spettacolo a Silvio Barbieri, che ci scrive il testo e poi fa da regia anche allo spettacolo stesso. Abbiamo una media di 3.000 bambini che vedono lo spettacolo e alcune scuole poi ci chiedono di poterlo portare direttamente nella loro scuola. È un percorso di presentazione e di assimilazione di un progetto culturale, che se l'insegnante viene presentato nei suoi aspetti teorici, pedagogici e didattici, ai bambini viene presentato come possibilità chiaramente di raggiungere attraverso certi percorsi, certi modi di essere, dopo questo tema della felicità, e poi ai docenti viene presentato attraverso un approfondimento. Quindi cercate di portare questo spettacolo nelle diverse zone della provincia. Per favorire la presenza dei bambini, sì. Inizialmente tutto lo spettacolo venivano fatti a Sotto il Monte, avevamo a disposizione anche un grande tendone e lì i bambini potevano alternarsi a vedere lo spettacolo e vivere l'intera giornata Sotto il Monte. Oggi questo tendone non l'abbiamo a disposizione e quindi concentriamo lo spettacolo nel teatro di Sotto il Monte, dove facciamo 6 repliche e poi lo dislochiamo all'interno della provincia.